Mister, la squadra ha dato tutto ed è uscita a testa alta e direi che questa è la notizia più importante. Poi è chiaro che per qualche minuto immagino che tutti ci abbiano creduto, ci hai creduto anche tu, però insomma quello che doveva fare la squadra questa sera l'ha fatto. Assolutamente, io ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi, tutti i giocatori, tutto il mio staff, tutti quelli che hanno contribuito, magazzinieri, dottori, fisioterapisti, tutti quelli che hanno contribuito a far sì che quest'anno tutto funzionasse per il meglio. I miei giocatori sono stato un esempio di serietà, di personalità, di professionalità e io li ringrazio perché anche stasera hanno regalato delle emozioni uniche, ci abbiamo creduto tutti, la partita si era messa come sognavamo. Poi nel calcio esistono gli episodi, esistono la bravura degli altri, abbiamo preso gol, dispiace perché sognavamo un finale diverso, però posso dire tranquillamente che Lentella dopo la retrocessione dell'anno scorso adesso ha una base solida da cui ripartire. Lei ha appena detto, qualche anno fa Lentella aveva perso i playoff con Lecce, tu eri un calciatore, anni dopo avevi detto quello era stato il punto di partenza per costruire una scalata, la notte di questa sera smaltita la delusione può essere un nuovo punto di ripartenza? Assolutamente sì, io credo che ci sono stati amarezze dovute a una retrocessione pesante, abbiamo a fatica, abbiamo giorno dopo giorno cercato di ricostruire una squadra, un'identità, un modo di lavorare che ci potesse dare dei risultati. È chiaro che vincere subito non è mai facile, lo dimostra anche il Pescara, la Reggiana, però noi ce l'abbiamo messa tutta, siamo venuti qua a giocare davanti a 30.000 persone con una personalità incredibile, abbiamo coltivato questo sogno veramente fino all'ultimo minuto come avevamo promesso. Ai ragazzi posso solo fare i complimenti e ringraziarli per tutto quello che hanno fatto fino all'ultimo minuto di questa partita. Chiedo infine una menzione anche sui tifosi, la trasferta era proibitiva, ce n'era una trentina al seguito della squadra, si è respirato tanto entusiasmo anche in città da parte dei tifosi che sono rimasti a casa e questo è un bene importante da cui ripartire. Sì, i tifosi, quelli che sono venuti fin qua sono stati veramente encomiabili perché farsi 1000 chilometri, volevamo regalargli qualcosa di speciale, non ci siamo riusciti. Però bisogna ringraziare anche tutti quei tifosi che si sono riavvicinati alla squadra, che ci hanno sostenuto in queste ultime partite, che hanno riempito lo stadio. Questo è un qualcosa che non dobbiamo disperdere, ce lo dobbiamo coltivare sempre, perché avere lo stadio pieno in casa è un valore aggiunto che dobbiamo veramente conservarlo.